spaghetti con pesto di pomodori secchi. Gli ingredienti per una persona a dieta. Allora saranno circa una sessantina di grammi di spaghetti. Poi c'è un cucchiaio scarso raso di pomodori secchi sott'olio, un cucchiaino di capperi, mezzo filetto d'acciuga di riscata, di salata, un cucchiaino di olive di Gaeta denocciolate, alcune foglioline di mentuccia, ce n'ho ancora, un piccolo rametto di prezzemolo, un quarto di uno spicchio d'aglio tagliato a rondelle sottili sottili. Mentre mettete l'acqua per la pasta, incominciamo a preparare il pesto. Nel contenitore frullatore mettete i capperetti, poi i nostri pomodori, il filettino d'acciuga, le olive, la mentuccia, il prezzemolo e l'aglio. Appena un po' d'olio. L'acqua bolle, l'abbiamo salata, ho calato già gli spaghetti. Un po' di quest'acqua ci servirà poi per incominciare a preparare il pesto. Quando gli spaghetti sono già a metà cottura, sono quasi cotti, prendete un pochettino di acqua, ecco, e la mettiamo nel nostro contenitore. A questo punto frullate. Ecco, il nostro pesto dovrà avere questa consistenza più o meno. Mettete il vostro pesto in una padella. Appena la pasta è pronta, la prendete con una pinza e la versate nella salsa. Spadellate velocemente. Aggiungete un po' di acqua di cottura, pochissima, impiattate, un po' di prezzemolo fresco e tutti a tavola e buon appetito!